Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di un tema che mi avete consigliato voi. Infatti faccio sempre dei poll su Instagram. Se non mi seguite, andate a seguirmi, mi raccomando, Essenze di Alberto, perché mi avete detto, tra i vari temi che sono usciti, uno che mi è piaciuto molto, cioè questo, ovvero profumi maschili utilizzati dalle donne. Andiamo subito a bomba. Siamo nel 1995 ed esce Jean-Paul Gaultier Le Male, un profumo che aveva colpito tantissimo, fatto da Francis Courjean. È stato proprio il profumo che ha sancito il suo successo come profumiere, e Le Male è un profumo che altera la classica costruzione fougère con una nota molto spiccata di vaniglia, quindi diciamo che raddolcisce il classico profumo maschile. Se non sapete cos'è un fougère, mi raccomando, andate a vedere il video di come comprare sempre il profumo giusto e la serie legata a tutte le famiglie olfattive che parte proprio dalla fougère. Quindi una vaniglia dolce, fresca, che di solito è l'opposto, e una vaniglia molto intrigante per uomo, perché lo rende un po' più inaspettato, quindi non è il profumo dell'uomo che non deve chiedere mai, ma diventa appunto una prima variante di dolcezza che infatti negli anni 90 era stata proprio di rottura. Oggi invece, vabbè, normale amministrazione, tanto che tanti profumi maschili si sono spostati proprio sugli ambrati. Comunque un profumo che è sempre un piacere sentire e che che buono, io l'ho utilizzato, ammetto, quando ero più piccolo, in quel periodo proprio, sì, intorno agli anni 90, e un profumo verso cui ho tanto affetto e che continua ad avere tanto successo. Ma questo profumo in realtà, come costruzione, secondo me si è un po' ispirato a un altro. Olè, pure non di Caron, ne abbiamo parlato tante volte, questo è un profumo icona del 1934 e sì, secondo me si è ispirato a lui, ovvero una vaniglia sempre molto intensa nella costruzione fougère di muschio di quercia e di lavanda, ma con una lavanda veramente molto spiccata. Quindi i due profumi non sono sovrapponibili, perché l'altro è difficile riconoscerne la lavanda. Questa è una lavanda con tantissima vaniglia, e questo secondo me è un profumo che è proprio utilizzato dalle donne, magari che diciamo sono in coppia con un uomo che lo utilizza, quindi secondo me è quel profumo che la donna alla fine dice: ma sì, dai, ci può stare, lo utilizzo e sì, lo condividiamo. Ecco, tra l'altro questa cosa vi ho detto altre volte essere molto carina, a volte le coppie uomo-donna che arrivano e dicono: ok, vorremmo un profumo tutte e due, insomma lo stesso profumo per tutte e due. E pure Nom ci sta. Ma se dalla famiglia olfattiva, appunto, o sfaccettatura orientale, che è più dolce, ce lo possiamo aspettare, un po' meno ce l'aspettiamo da quella agrumata, che quando è pungente è sicuramente molto più maschile. Come il caso dell'acqua di Parma, infatti è un agrumato, una colonia, lo sapete, un agrumato insomma che si fa sentire molto, è molto famoso. La colonia in realtà storicamente nasce come unisex, ma quando è così aromatica e con anche qualche tratto più legnoso, secondo me diventa più maschile. Ma assolutamente la colonia dell'acqua di Parma, sebbene abbia anche una linea di barberia che ha proprio lo stesso profumo, molto qualitativa tra l'altro, viene utilizzata anche dalle donne. Addirittura io farei un forse 60-40, ma no, 70-30 forse. Vi parlo ovviamente di quello che vedo io, cioè di chi vedo acquistare. E quindi acqua di Parma, care ragazze, tenetelo in considerazione, perché una colonia ci può stare. Vi riporterà appunto, come ho detto, magari a quel pulito, sentore pulito proprio che avete sentito magari su un uomo dopo la rasatura, però come appunto tutte le colonie, essere unisex, quella dell'acqua di Parma secondo me sta molto bene
anche sulle donne. Sulla stessa scia andiamo su un altro profumo, secondo me, che colpisce ancora di più. L'acqua di Jo. Pensate che dell'acqua di Jo, che sarebbe, nascerebbe negli anni 90 come maschile, è uscita anni dopo con anche l'acqua di Jo femminile, ma non ce n'è assolutamente. Vedo acquistare l'acqua di Jo dalle donne, ma l'acqua di Jo femminile molto meno, ma veramente molto molto meno. Quindi sono più le donne che vedo acquistare l'acqua di Jo maschile di quelle che vedo acquistare l'acqua di Jo femminile. Questo è un profumo tra l'agrumato e il legnoso, ma con tante note marine, e qui infatti secondo me può essere anche la motivazione, perché comunque se pensiamo a un Rhyme di Reminiscence, è un profumo molto marino che viene acquistato prevalentemente dal gentil sesso, e quindi secondo me qualcuna, preferisce magari un profumo comunque così amabile, abbastanza trasparente, ma con il suo carattere, che ha anche una persistenza magari maggiore rispetto appunto a un profumo completamente marino, e vuole proprio ritrovare queste note, cioè vuole quel sentore marino ma con la corposità di un profumo maschile. Questo è tra l'altro secondo me il motivo che ha spinto molte donne, un po' anche per chiave trasgressiva secondo me, un po' per profumi magari più di carattere, la ricerca di profumi o più persistenti o appunto che avessero una personalità in più rispetto ai classici profumi floreali, piuttosto che ambrati veramente molto speziati, molto suadenti. Quindi profumi che avessero proprio un altro tipo di carattere. Se cercarlo nel mondo commerciale è sempre stato più difficile, perché tra l'altro i profumi uscivano proprio con scritto per uomo, dicitura che piano piano è andata svanendo, per fortuna, anche nel mondo commerciale, rimanendo però le fattezze delle bottiglie sempre magari un pochino più maschili, con dei codici così. Nel mondo della nicchia non è così, e infatti vi vado a prendere un caso che comunque colpisce molto, che è Black Afghano. Questo profumo secondo me è scelto appunto più da donne che vogliono un profumo deciso, un profumo proprio di carattere, e vogliono lanciare proprio uno statement molto forte nei confronti degli uomini. Black Afghano poi entra anche nel mondo delle droghe, sapete essere stato appunto il successo, ed essere il successo ancora importante, di Naso Matto, e che aveva molto intrigato per questa idea di un profumo che sapesse, quindi che riportasse all'idea dell'hashish. E Black Afghano utilizzato da tante signore che comunque amano questa idea di profumo così tra il legnoso, l'ambrato, ma non dolce, è più sul fresco, è un... non è neanche amaro, è proprio un equilibrio stupendo per un profumo super accattivante. C'è poco da dire. Ovviamente trovate il video, sapete, il mio primo video è stato proprio su Black Afghano. E poi, ragazze, sarete contente di sapere che sì, potete usare il vostro Aventus, o meglio, l'Aventus del vostro compagno, perché infatti Aventus di Creed, successo incredibile, ve ne ho parlato in tutte le salse, anche nel video sui fake, che se non avete visto per il caso di Aventus è molto importante andare a vedere, visto che è sempre un profumo di così tanto successo, e che voi donne molto spesso ho visto preferire alla versione femminile, perché dopo questo grande successo è uscito ovviamente un Aventus Forer, ma no, niente, molte di voi che secondo me ancora si sono avvicinate proprio al profumo del proprio fidanzato, provandolo così, avete preferito continuare a comprare Aventus, magari appunto per continuare a condividerlo. Però sì, incredibile ma vero, questo profumo così deciso, così importante, ha una nota fruttata che in realtà va proprio presa dal mondo femminile. Fatto 100 il mondo dei profumi, io vedo che un buon 60% di profumi che contengono note fruttate fanno parte del mondo femminile, forse un 20% i profumi con note fruttate fanno parte del mondo maschile. Ecco, Aventus è andato proprio a mutuare questa nota dal mondo femminile, una nota come quella di ananas e di mela, comunque che non sono i frutti rossi, che sono le note fruttate proprio più femminili in assoluto, però su una base tendente al muschiato hanno reso questo profumo proprio un punto di congiunzione tra un'idea di profumo maschile e femminile. Ma perché vi faccio tutta questa tiritera di profumi maschili e femminili? Beh, perché
Il marketing ci ha abituato così. Noi, come dire, abbiamo imparato che maschile era una cosa e femminile era un'altra, ma tutto può essere tutto, ricordatevelo. Quindi io anche nei video ve ne parlo di maschile e femminile, ma proprio perché vi voglio aiutare ad acquistare con più serenità un profumo. Però ricordatevi sempre, tutti possono utilizzare tutto, non c'è una regola. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile, e grazie veramente a chi me l'ha consigliato, perché mi ha acceso una cosa molto bella. Quante reazioni ho visto veramente di vergogna quando magari una persona che è fidelizzata sul suo profumo maschile ed è una donna, ma vede magari a volte la faccia della commessa o del commesso che glielo vende, un attimo rimanere così, e si creano poi quelle situazioni appunto di imbarazzo, per cui appunto chi è alla vendita inizia a dire frasi proprio, insomma, va a pestare più cacche possibili praticamente per cercare di smorzare la tensione che si crea. Sì, fa ridere e fa anche un po' tristezza, a dire la verità, proprio perché non bisognerebbe avere questo tipo di remora appunto nel comprare quello che si vuole. Però tutto è bene quel che finisce bene, adesso tutto sta diventando per tutti finalmente, e sono contento se vi sottoscrivete al canale, se vi è piaciuto questo video mettete un pollice, accendete la campanellina e mi raccomando, Essenza di Alberto è anche il modo per ritrovarmi su tutti i social, dove vi aspetto per appunto avere vostri spunti che, come vedete, diventano proprio realtà e diventano dei video, spero, molto interessanti. Lasciatemi un commento e alla prossima. Ciao!